Cuori nerazzurri, una buonasera da Roberto Scarpini, collegati con lo stadio Meazza per la ripresa della stagione calcistica dopo la lunga pausa dovuta a Covid-19. E allora siamo pronti, sta guardando, inizia in questo momento il match con Ashley Young al limite dell'area, palla dentro per Eriksen, il tiro, la parata a terra di Audero. Handanovic la può giocare su Gagliardini, che si ferma con calma, la gioca su De Vrij, largo per Skriniar, è andata su adesso, palla dentro a cercare il toro, controlla, salta l'avversario, colpo di tacco bellissimo per Lukaku che allarga ancora Eriksen, il tiro, è gol! Inter in vantaggio con un'azione spettacolare, spettacolare al minuto 9, spettacolare la giocata di Lautaro, bellissima per Lukaku che regala la palla gol ad Eriksen che gli rende palla e Lukaku al minuto 10 la mette dentro per l'1-0, Inter 1, Sampdoria 0 e segna sempre lui, come dicevamo, per Maurizio Ganzi, 18° gol stagionale per Lukaku. Ashley sovrappone bastoni, palla al limite per Candreva, può caricare il destro, ci prova e la palla sfiora il 7 alla destra di Audero. Candreva fa correre per Lukaku che va l'uno contro uno con Yoshida, che secondo me sta pensando se c'è di meglio da fare in questo momento che trovarsi lì. Palla di Candreva, Lautaro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il toro, il toro. Vediamo cosa c'è scritto sulla maglietta, papà, c'è scritto papà, qualcosa del genere. E allora il raddoppio dei ragazzi con il gol di Lautaro, ma una gran bella azione impostata da Lukaku che si presenta l'uno contro uno con Yoshida, l'inserimento di Candreva, assist per il toro Martinez ed è il gol del 2-0. Lukaku e Lautaro, i gemelli del gol, hanno colpito 2-0 Inter alla mezz'ora. Ripartiamo dal centrodestra, palla in verticale per Barella, Gagliardini, no, il colpo di tacco lì, cerchiamo di essere un po' più ruvidi, non c'è nemmeno necessità di andare al minuti di recupero. Attenzione, il colpo di testa e c'è il gol della Sampdoria, il colpo di testa e c'è il gol di Thornsby. Andiamo a rivederla questa giocata, colpo di testa di Colley, traversa il piattone di Thornsby e non ce la fa Samir. Palla che viene giocata allo scambio, Eriksen tenta il tiro, la respinta sporca di Audero e poi liberano l'area di rigore, occasionissima con il tiro a sorpresa di Eriksen alla mezz'ora. Attenzione Thornsby, palla per De Paoli, cerca con un gioco di gambe di saltare Biraghi, vuole guadagnare un corner, palla dentro l'area di rigore con Bonazzoli che prova ad allargare il tentativo, il tiro uiaiaia di Murru che taglia l'area di rigore, porta via palla Lautaro che mette in movimento Lukaku, vediamo di andare a piazzarlo sto gol, il cross al centro, è bravo nella chiusura Colley, spizzata di testa di Sanchez per Lukaku, attenzione, prova ad andare Lukaku, allarga per Moses, potrebbe tentare il tiro, ci prova, palla in tribuna e l'arbitro dice che basta così, finisce con la vittoria dei ragazzi per 2-1.